L'altro giorno mi è successa una cosa strana. Mentre ero alla fermata dell'autobus che aspettavo, appena arrivato l'autobus e ci sono salito, mi sono accorto di essere salito sull'autobus sbagliato. Salve! Salve! Era quello della raccolta della carta. In realtà stavo andando di fretta al lavoro, ma ho deciso che sarebbe stato altrettanto proficuo passare la mattinata con il gentile signore del camioncino della raccolta della carta. Chi è che non si è mai chiesto cosa succede a quello che mettiamo nel contenitore della carta sotto casa? Quel giorno ho capito che il gentile signore e io passiamo di portone in portone a raccogliere cassonetti e box della carta per svuotarli nel camioncino. Dopodiché il signore, il camioncino, la carta... Aspetta! E io andiamo in un centro di selezione dove la carta viene pulita da tutto quello che per sbaglio viene messo nel bidone, prima di poter essere riciclata. Il camioncino scarica quindi la carta in un piazzale e poi ne va a cercare dell'altra. Aspetta! Aspetta! Mi ha lasciato qua! Mi ha lasciato! Per un altro colpo di fortuna in quella giornata ho avuto anche l'opportunità di scoprire cosa succede alla carta dopo che viene portata qui. Per prima cosa una ruspa carica tutto quello che ha scaricato il camioncino sul nastro trasportatore e poi vengono selezionati cartoni più grandi. Quello che resta passa poi per una seconda macchina che elimina tutto quello che non dovrebbe andare con la carta e lo stesso fanno dei gentili signori che eliminano tutto quello che è riuscito a passare dalla macchina, come sacchetti di plastica che se sono chiusi devono essere buttati con tutta la carta dentro. Alla fine di tutto quello che è stato selezionato in questo impianto, ve ne vengono fatte delle balle che andranno in un posto dove la carta verrà riciclata, verso una nuova vita. Aspetta, aspetta, c'è dell'altro! Un camion porterà la carta in un impianto di riciclo dove verrà messa sul nastro trasportatore e dopo verrà fatta cadere in un grosso coso che come un frullatore con l'acqua rende la carta poltiglia. L'impasto poi passa in un'altra macchina che lo stende sul nastro dove sembra che non ci sia niente, ma se ci infilate un dito cambierete idea. Quella che vedete sta per ridiventare carta. Prima però deve passare per una serie di presse che eliminano l'acqua e poi per altre che, riscaldate, asciugano la carta che inizia a raccogliersi su un grosso rullo. Il rullo, che una volta completo pesa 10 tonnellate, viene preso da una gru controllata da un operatore che come un cagnolino lo porta a spasso per l'impianto, fino a una zona dove l'enorme foglio di carta arrotolato su se stesso viene tagliato su misura. E allora sì, che sarà pronto per una nuova vita!